Io voglio una Roma mia e soltanto mia! Questo che sia chiaro! Per distruggere l'Italia. Devi trasmigrare a Roma Nord. Ma lì c'è odio. Basta un colpo di fulmine. Te capì? Ragazzi, pare che sarà l'amore a distruggere Roma. Eccoci! Com'è stato lavorare con questo Giorgio Mastrota cattivissimo? Allora, una cosa va puntualizzata. Giorgio Mastrota non è cattivissimo, è un bravissimo ragazzo. Poi nella serie interpreta un personaggio cattivo. Io invece sono di gomma piuma e sono cattivo sia nella serie che anche qui, è chiaro? E se dico one? È meglio che non lo dici! Come si può arginare questo pericolo di una Roma molto milanese senza romani? Non ho capito la domanda, arginare, ma come parli? Cioè, quindi tu te la auspichi, una Roma milanese senza... Auspichi? Ma come parli? Sì, comunque io voglio una Roma mia e soltanto mia, questo che sia chiaro. E quindi se dico meglio Roma Nord o Roma Sud? Ma Roma è solo mia, Nord e Sud, comunque il Nord è un po' meglio, dai. Grazie a te! Allora, nella serie si parla di una Roma molto milanese senza romani. La romana è un incubo, ma Mastrota può vendermi questa idea. Mi venda questa idea. Ecco, sappiate che il Mastrota che dice queste cose non è il Mastrota televenditore, buon padre di famiglia, ma è il Mastrota che hanno dipinto loro, questi ragazzi romani che hanno scritto la serie, il Romeo più Giulia. Quindi, insomma, per una Roma milanese senza romani. Giorgio Mastrota della serie è capace di dire le peggio cose, di fare le cose più mefistofeliche per riuscire a catturare e a schiavizzare i romani per portarli a lavorare a Don Alfonso a Napoli. Questo non sono io, però questo è stato scritto, ahimè, e quindi mi trovo nei panni di questo cattivissimo televenditore, perché sono io alla fine, quindi c'è qualcosa di vero, nel senso, nella mia persona, ma sappiate che è tutto molto iperbolico e grottesco, quindi insomma alla fine è una cazzata, è una serie comica, ragazzi, stiamo scherzando. Nella serie viene nominato anche Sorrentino, che ha fatto un film su loro, e in loro c'è un lui che nella serie è un'eminenza greggia di Milano, quindi siccome fare il venditore a quanto pare in questo paese funziona. Mastrota, ha mai pensato di candidarsi in politica? No, per carità di Dio. Anche se i miei studi sono in scienze politiche, quindi non si sa mai un futuro, ma no, perché sarebbe il passo troppo lungo. E tengo ben stretti i miei materassi, pentole, docce e quant'altro, e poi se dovesse capitare qualcos'altra nell'esperienza cinematografica, io la prendo, magari la seconda serie, mi basterebbe già la seconda e la terza serie, sono un cuor contento. Questa Milano segreta che di cui si parla... La centrale del male. Esatto, la centrale del male. Ma c'è qualcosa di male veramente a Milano, una entità oscura che ancora non abbiamo ben individuato? Io credo che ci sia tanto male un po' ovunque, purtroppo, non solo in Italia, ma dappertutto. Non stiamo parlando di città, ma stiamo parlando di luoghi, di case, strade, vie, nazioni. Quindi questa esagerazione che troverete nella serie forse ci fa capire che sarebbe il momento di abbassare un po' i toni e di non solo non dire ma non fare certe cose. Ecco, questa è talmente esagerata e sopra le righe che ci fa capire che purtroppo certe cose accadono ma non dovrebbero accadere. Rimanendo seri, per un'ultima domanda, nella serie si parla molto di diversità, di confronto con l'altro, che in Italia in realtà purtroppo non è solo nei confronti dello straniero, ma anche tra di noi. Tra di noi. Ecco, siamo abituati allo scontro più che all'incontro. Esatto. Io sono un tifoso del Milan e fin da piccolo c'era questo tifo contro. Siamo stati abituati a dire parolacce alla squadra avversaria, questa è una metafora un po' di tutto quello che succede anche in politica, quindi invece che portare le nostre idee e che cercare nella diversità una forza, cosa che invece deve essere assolutamente ricercata, ci lasciamo andare agli istinti più primordiali, quindi alla ricerca di cose che invece non dovremmo assolutamente cercare. Forse in questa serie comica un po' si capisce, perché se ne parla, si toccano certi punti e certe corde. Insomma, bisogna abbassare i toni tutti quanti. Grazie mille. Grazie. Dal 17 settembre su Fox.